madre, grembo della vita, madre della croce, tu hai detto sì, un forte sì. Madre d'ogni uomo, forza contro il male, tu sei con noi, tu sei per noi, dolcezza infinita. Iniziamo questa solenne celebrazione col canto numero 152. A nome di tutta la Valle Imagna, a nome del nostro santuario, dei pellegrini, do il benvenuto a Monsignor Buti, Arcivescovo di Johannesburg. Siamo contenti che sia qui oggi a celebrare con noi. Come mai qualcuno dall'altra parte del mondo quasi arriva nella nostra valle? Tanti di noi lo sanno. In questi giorni lui è qui con altre persone del Sudafrica per ricordare i 100 anni dalla nascita di Domitilla Rota. Questa signora nata all'Alventa, quindi appena sopra qui, che conosciuto questo soldato appunto originario del Sudafrica, innamoratisi, si sono trasferiti là e lì hanno dato via, oltre che alla bella famiglia, anche a un'attività veramente grande e importante di accoglienza, di accompagnamento di bambini e ragazzi con gravi disabilità. A proposito, lo dico già adesso, magari ricordiamo ancora dopo, terminata l'Eucaristia, poi, tempo di sistemarsi un po', alle 5:30 nella sala sopra ci sarà proprio un'occasione di conoscere meglio questa figura e di così arricchirsi proprio della sua esperienza.
Grazie allora per essere qui a pregare insieme con noi e per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, vi invito stasera di pregare in modo speciale per Domitilla e Daniel Hines, perché questi giorni da noi abbiamo cominciato a pensare di loro in modo speciale. E così pensiamo che bisognerebbe tante preghiere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio del Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo il Altissimo Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso lo guarderà e resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta.
Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola e rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Alleluia. Eccellenza ha chiesto a me di fare una piccola riflessione, perché appunto con l'italiano non è proprio, visto che si è impegnato a farci un saluto, ma non è proprio la sua lingua madre, quindi diventa un po' difficile elaborare un discorso. Oggi siamo qui per questa occasione davvero bella, di cui siamo contenti, riconoscenti, per ricordare questa figura che noi qui già qualche anno che abbiamo imparato a conoscere, almeno sentir nominare Mitilla e Daniele, loro incontrarsi un po' così per caso, per provvidenza, e loro appunto trasferirsi in Sudafrica e lì far nascere Little Eden, se non mi ricordo male, questo piccolo paradiso, dove appunto prendere a cuore le situazioni di sofferenza, situazioni che tendenzialmente vengono scartate, vengono dimenticate. Ecco, mi sembra che questa realtà sia proprio in sintonia con la festa che oggi, insieme con tutta la Chiesa, stiamo celebrando. La festa della, dice il titolo, esaltazione della croce. Cosa vuol dire esaltazione della croce? A volte noi cristiani siamo un po' accusati
da chi non lo è o lo è magari in un modo un po' periferico, che siamo proprio persone un po' troppo affezionate alla sofferenza, che esaltiamo il dolore, quasi quasi che diciamo che appunto soffrire, stare male è una cosa bella. No, non è vero. Purtroppo a volte abbiamo dato quest'idea, sì. A volte noi cristiani ci siamo un po' dimenticati e ci siamo un po' confusi, perché noi diciamo che la croce è esaltata, non perché è croce, non perché è sofferenza, ma perché è la croce di Gesù. E Lui, con una scelta per noi strana, incomprensibile, una cosa brutta come è la croce, una cosa terribile come è la sofferenza, l'ha fatta diventare strumento di salvezza. Perché? Perché gli ha dato un senso. Gesù non è andato a cercare la croce. Non è che Gesù era lì che non vedeva l'ora di morire in croce, così almeno vi faccio vedere quanto sono forte. Non è uno dei, non possiamo paragonarlo uguale a uno dei martiri di oggi, di quelli che vanno a farsi esplodere perché così almeno vado in paradiso. No, no, non c'entra niente questo, con il cristianesimo e con Gesù. Gesù, finché ha potuto, andava in giro, predicava, parlava. Quando è stato il momento, ha accettato di morire sulla croce, dando un senso anche a questa cosa, a questa sofferenza. E allora cosa vuol dire per noi oggi guardare alla croce di Gesù? Vuol dire credere, ritenere che ciò che è bello della nostra vita, ciò che è salvifico, noi se dovessimo dire quando è che ci sentiamo contenti, salvati, penso che ci vengano in mente quando stiamo bene, quando andiamo d'accordo con tutti, quando riusciamo a costruire qualche cosa di bello insieme. La festa della croce ci vuol provare a dire: guarda che anche quando tu dovessi incontrare la malattia, la sofferenza, l'incomprensione, la fatica nel capirsi, nel costruire, la fatica per cui, non lo so io, nella famiglia, nella comunità cristiana, nella tua parrocchia, ti stai impegnando ma ti sembra di non portare a casa niente. Guarda che anche quelle realtà lì, se riesci a vivere come Gesù ha vissuto la sua croce, possono diventare il punto di partenza per far nascere qualcosa di grande. E anche quindi, in questo senso, provo a ricollegarmi, da cui davvero conosco poco quella realtà, quindi spero di non raccontare delle baggianate, ma penso che anche la volontà di dedicarsi a chi sta male, a chi è malato, a tutti quei casi umani in cui a noi verrebbe voglia di dire ma tanto non c'è niente da fare, non potranno guarire, non capiscono niente, quasi quasi ci viene voglia di andare dietro alla mentalità comune che dice togliamogli di mezzo, diamogli una morte dignitosa e almeno così loro non soffrono più e noi non abbiamo più fastidio di dovergli stare dietro. Ecco, penso che l'intuizione, la volontà appunto di Domenico di Daniele di prendersi cura di questi casi in cui non c'è più niente da fare da un punto di vista, o c'è poco da fare da un punto di vista medico, ci ricordi che per noi cristiani anche il momento della sofferenza e del dolore può avere un valore. Non è da cercare, ribadisco, non è un valore a prescindere, nel senso che bello quando soffriamo, però grazie proprio alla scelta di Gesù di morire in croce, anche ciò che a noi verrebbe voglia di dire no, no, quella cosa lì non vale niente, era meglio se non c'era, anche lì dentro ci può essere nascosto un qualcosa che porta alla risurrezione, che porta alla vita. Davvero occorre guardare alla croce di Gesù per comprendere questa dinamica, questo meccanismo. E penso allora oggi che siamo qui a guardare a Maria addolorata che ha in braccio Gesù morto, ma almeno quello che colpisce sempre a me della nostra statua non è uno sguardo disperato il suo, anche se avrebbe tutti i motivi per essere disperata. È rimasta da sola, era già vedova, è morto anche l'unico figlio che aveva. Cosa poteva sperare Maria in quel momento? Eppure perché lei ha capito Gesù, perché lei ha capito il motivo per cui Gesù è andato incontro alla croce, anche in quel momento Maria è stata capace di vedere che da quella realtà di
poteva nascere qualche cosa, poteva nascere la vita. Penso che sia questo, l'intuizione che fa sì che noi ci prendiamo cura anche di chi magari non può guarire. Adesso io non so come siamo messi dall'altra parte del mondo, ma qui in Italia tante volte si usa questa espressione, è una malattia inguaribile, ci sono purtroppo queste malattie, e dentro di noi la conseguenza è: se è inguaribile, allora è anche incurabile. No, è diverso. Una malattia può essere inguaribile, nel senso che può esserci situazioni in cui uno realisticamente non è che si sveglia un mattino, gli è passato tutto e comincia a fare la sua vita, ma questo non vuol dire che non puoi prenderti cura anche dove lì non c'è la possibilità di guarigione. Questo non vuol dire che se non c'è una realistica e concreta possibilità di guarigione, come la intendiamo noi, non valga la pena di prendersi cura di una situazione del genere. È difficile da capire questa cosa, penso che ci voglia proprio la sapienza della croce. La festa di oggi ci mette davanti alla croce e chiediamo di imparare, come tanti santi, come la Madonna, come anche sicuramente come Pille e Daniele, di imparare davvero la lezione della croce, la sapienza della croce. Fratelli carissimi, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri intenzioni e propositi degni della Sua santità. Ascoltaci, Signore. Mosè innalzò un serpente di rame nel deserto e il sacerdote con la croce di Cristo ci segnò all'inizio della nostra vita cristiana, perché tutta la nostra esistenza sia un omaggio a te e all'opera della tua redenzione, preghiamo. La tua obbedienza e le tue umiliazioni meritarono a te la glorificazione del Padre e a noi perdono e salvezza, perché sappiamo percorrere il regale cammino del sacrificio in unione e per amore di te, Salvatore Divino, preghiamo. Tu, facendoti obbediente sino alla morte di croce, ci offriste un mirabile esempio di disponibilità e di carità, perché dal tuo sangue prezioso attingiamo un nuovo slancio per amare Dio e i fratelli, preghiamo. Ogni essere nei cieli, sulla terra e sottoterra riconoscerà nell'ultimo giorno la tua Signoria, perché noi, chiamati alla tua ammirabile luce, ti rendiamo aperta e appassionata testimonianza, preghiamo. Per il mistero della tua morte e della tua risurrezione, accogli nella beatitudine del tuo regno tutti i fedeli defunti, preghiamo. Accogli, Signore, i desideri della Tua Chiesa, la Tua misericordia conceda a noi Tuoi fedeli ciò che la povertà dei nostri meriti non osa operare, per Cristo nostro Signore. Amen. Il canto 94. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo.
il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa, che il sacrificio del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Che il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Cuore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da onde sorgeva la morte, di là risorgesse la vita, e chi d'albero traeva vittoria dall'albero venisse sconfitto, per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, la dominazione ti adorano, la potenza ti verranno con tremore, a te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti, i serafini, uniti in eterna esultanza, a loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Buti che presiede questa celebrazione e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Suoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore,
Il canto 118. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutrati alla mensa eucaristica,
Fa che il tuo popolo, rendetto e rinnovato dal sacrificio della croce, giunga alla gloria della resurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Prima di ricevere la benedizione ci affidiamo a Maria con la preghiera a lei dedicata. La troviamo sul libretto dei canti, l'ultima pagina, la quarta di copertina. La preghiamo insieme. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ti ringraziamo perché sempre accompagni il nostro cammino con l'amore gratuito, fedele, misericordioso e universale a te regalato da Gesù crocifisso. Donaci di accogliere con il tuo affetto Gesù, morto e risorto per noi, di ascoltarlo con la tua disponibilità, di seguirlo con la tua fiducia, di testimoniarlo con la tua gioia. Affidiamo a te le nuove generazioni, aiutale a scoprire in Gesù la pienezza della vita, dell'amore e della gioia, assecondando con gratitudine e fiducia la chiamata che ti rivolge ad ogni persona. Sostieni le nostre famiglie nell'accettarsi con amore gratuito, nell'ascoltarsi con rispetto e attenzione, nel condividere la tua tenerezza misericordiosa. Consola i sofferenti, donando loro la certezza che tu mai li abbandoni. Aiuta le nostre comunità a divenire sempre più scuola di preghiera e casa della carità offerta a tutti. Davanti a Maria mettiamo tutte le intenzioni, i desideri, le preghiere che abbiamo nel cuore, ciascuno di noi. Mettiamo anche di fronte a Maria la Chiesa di Johannesburg, il suo pastore, tra Chiesa del Sudafrica. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come dicevo all'inizio della celebrazione, tardi, 5:30, è confermato 5:30, sì, guardo qualcuno, sì. Nella sala sopra sarà appunto questa occasione così per conoscere un po' meglio la figura di Domitilla e di Daniele. Ora, dopo la benedizione che Sua Eccellenza ci darà, ringraziamo, nel nostro santuario c'è questa tradizione. Quando termina una celebrazione eucaristica, durante il canto, ci si avvicina a Maria compiendo un piccolo percorso. Si sale da questa parte, qui ci sarà la possibilità di un bacio, un gesto di venerazione alle reliquie della Madonna Addolorata e di Papa Giovanni. Si prosegue, si passa accanto al laghetto, si arriva all'acqua che sgorga dalle rocce, da quelle bacinelle, e con quell'acqua ci si tocca il volto, gli occhi, le orecchie, le labbra. È un modo per ricordare la nascita del santuario. La statua che qui troviamo ha provocato la guarigione di una pastorella sordomuta, quindi chiediamo al Signore che anche le nostre orecchie ci sentano sempre bene nell'ascoltare la Sua parola e le nostre labbra possano proprio dare buona testimonianza. Di fronte a Maria poi la nostra preghiera personale. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Il canto numero 144.
paradise, hey little paradise, in a tiny spot of earth, where world's hope rises, a silent might that gives life to humanity. Yes, it's you, really you, little angel of little Eden. You, hearing these my words, with your simplicity, your sweet presence, Jesus brings paradise on earth. He speaks to us through you with your smile, with your movements, with your breath. Ask yourself, who am I? Remember, you are the more beautiful flower of me, though. Who am I? The brightest star in the sky. You're the most sweet in the morning sun. Who am I? You're the more limpid water of earth. Since Jesus is with you, since Jesus is in you. Oh, 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 oh. Believe me, you won't be never alone. Oh, you won't be never alone. Apart all eyes will be always with you. Oh, and people's sweetness and love near you today. There's our presence. There's our presence. Every day of ours is living, because you exist and give sense to our life. Oh. Thanks, little angel. Thanks, little angel. Daddy Jesus and Mommy Mary love you, and we too, and we too, and we too. I hope you're smelling, because for me this is worth more than all of wonderful world things.
God makes always your amazing things. He never hand on earth.